appoggi con due mani. Da quello che vedo, da quello che riesco a vedere, è tocco con la mano. Infatti è tutto fine. Viene segnalato questo fatto la mano, non è gol! Non è gol! Ed è anche finita, zero, e finisce la partita! Io ero così. Cioè, me stavo a fare completamente i cavolacci mia, con occhietto in fuorigioco che guardavo ogni tanto. Se l'iraniano la mettesse dentro, nine, e se l'Inter la chiudesse un pochino prima sta partita, perché di solito l'Inter ci abituava, no? A partite, specialmente prima dei match di Champions League, dove il primo tempo 2-3-0. Ma l'Inter ormai ce l'ha insegnato. Quando non chiude il primo tempo in vantaggio, attenzione, tutti allerta, difficilmente ci sarà una partita tranquilla nel secondo. Perché dal momento in cui l'Inter non si è nei primi 45, attenzione agli altri 45, che o ci sarà una vittoria risicata o invece l'avversario si farà pericoloso. Mamma mia, oggi i portieri migliori in campo. Hai capito Stankovic, il figlio di Dejan? No, non so se effettivamente il figlio di Dejan, so che sinceramente che è in prestito dall'Inter, oggi un figurino. Oristanio si fa ipnotizzare da Sommer. E quindi possiamo dire che oggi l'Inter, che è l'ottava barra nona miglior difesa del campionato, lo stava per chiappà. E ho visto Bissek, con Yeboah, che si sono scambiati due risatine con la faccia, come a dire, mamma mia. Se dopo io e Inter Juve mi fanno pure chiappangò per colpa mia, mi tocca darmi a gambe levate. Poi vado a piao stipendio da fame in un'altra squadra, perché qui l'occasione della vita non l'ho colta all'Inter. Questo è il campionato di Serie A. Un campionato che vede ad oggi, se domani dovesse vincere Lazio, quindi in realtà a domani, e 6 squadre in 5 punti, 6 squadre in 4 punti, ma rischiamo di vedere anche forse un'altra squadra, il Milan, che si potrebbe aggiungere alle, ecco, quando si giocherà quel recupero col Bologna, ovviamente con un pochino di cose in meno rispetto al gruppo di quelli davanti. Oggi l'Inter è una vittoria figlia di quella che è un po' il momento, di quella che è stata anche la vittoria con lo Young Boys, quella che io non vi ho raccontato, ma che comunque ha nascosto dei momenti e delle situazioni dove non è di certo il miglior momento dell'Inter. Quando si diceva e quando si parlava nei commenti prima di Inter Juve, molti facevano notare: questa è l'Inter al 30%, quindi pensa essere, mi venga da dire, allora secondo in classifica, a meno 1 dal Napoli, aver fatto 24 punti su 33, in un momento in cui senti il peso di dover riconfermare quello che hai sul petto, perché come dico sempre, il più difficile degli scudetti è quello che ottieni quando ne hai già vinto uno l'anno prima. E oggi ci ho visto di tutto, oggi è anche pure cascato il mio mito del Marcus Thuram miglior attaccante della Serie A, oggi proprio svogliato. Anzi, te ci tengo su Fantalab, ci tengo te, ci tengo anche altri due interisti, perché oggi forse è colpa mia se non avete segnato a raffica. Cioè, nel senso, oggi sono state anche delle leggerezze, il modo in cui sul fondo Dumfries mette quella palla, Thuram non riesce a chiuderla. C'è stato un filo di superficialità, quella palla che Di Marco passa a Mkhitaryan, ma data con troppi attimi di ritardo, che arriva ma poi nel momento in cui Di Marco va in fuorigioco. E quindi quella che sembrava la squadra di Francesco, che magari come allenatore lo ricordiamo sempre per esperienze dove si segna tanto e si subisce tanto, un po' la Venezia Udinese, l'emblema di quello che potrebbe essere la stagione di Francesco, dove lo andremo più a riconoscere, non nello 0-0 con la Fiorentina alla seconda di campionato e non in questo 1-0, però ci ha provato ad approcciare così un'altra volta con una grande, e gli è andata quasi bene, perché comunque sono rimasti in partita fino all'ultimo secondo, anche cercando di mettere tanto agonismo, di mettersi al pari dell'Inter, e questo è ammirevole, vedere una marcatura uomo, vedere una squadra che non è affatto difeso a blocco basso, ma se l'è rischiata, e quindi passerà anche da questo coraggio, che io spero che il Venezia possa essere nella lista di quelle che riusciranno a salvarsi. Ad oggi, per sperare che il Venezia si salvi, toccherebbe vedere Gotti scendere in B con il Lecce, e ad oggi, insomma, anche il Genoa con Balotelli non sembra essere di diversa idea, se la lotterà col Cagliari, e il Parma anche. Beh, sono queste le squadre, c'è sempre il Monza nel pentolone, che magari, sai, non aver fatto quel mercato può alla lunga penalizzarti. Questo è, l'Inter oggi lascia un po' per strada quello che è, quasi lascia per strada quello che è un po' un discorso che la vede un po' protagonista in questo problema generale di riuscire a avere quel ritmo degli scorsi anni. Già sentivamo Marotta nominare gli impegni
questa volta, anche se in realtà sono gli stessi dello scorso anno, non è cambiato niente. Quindi anche cercare di captare questi segnali, cercare di captare anche un po' quando si vede l'esultanza di Marotta per capire quanto ci teneva e ci teneva l'Inter davvero, secondo me ancora di più a questa partita che a Inter-Arsa, dove a questo punto io ve lo spoilerò, giocherà titolare Taremi, perché forse con una squadra dove bisogna toccare molto bene il pallone e saperlo gestire, a questo punto Inzaghi la pensa così: l'ho vinta con lo Young Boys, non ho più quell'estrema urgenza di vincere con l'Arsenal, e allora, visto che non è che stiamo passando un momento incredibile con i miei attaccanti che non sono andati in gol, anche se Otorama ha fatto un lavoro sporco con l'Inter, a sto punto, pur di essere a Inter-Napoli, a casa mia, con la possibilità di prendermi la vetta della classifica, io faccio giocare i miei top in campionato e in Champions, visto che la situazione comunque per arrivare tra le prime 9-8 è comunque molto difficile, ma preferisco partire con l'iraniano, perché sicuramente oggi è un tema il ballottaggio che c'è stato con Thuram, con Lautaro non l'ha vinto, non l'ha vinto ovviamente Çalhanoğlu perché rientrava dall'infortunio, non l'ha vinto Acerbi perché anche se era in gruppo non era in gruppo, veniva da un problemino lui, De Vrij in questo momento l'ha sostituito in queste ultime due partite. C'è stata la risposta di Sommer a quelle che potevano essere le critiche, il tiro di Yıldız speso sul 4-4 che gli è passato un pochino in mezzo alle gambe. Qui una risposta del portiere che comunque anche oggi non lascia spazio a Martinez, preso per il futuro con un Inter che poi nel futuro in porta ci può avere anche questo portierino del Venezia che oggi direi che si è fatto anche ben vedere a tutta San Siro, sarà il cognome, sarà il fatto che non so se proprio lui è il figlio di Dejan, onesto, non sono tifoso dell'Inter quindi non la posso sapere questa cosa, il cognome è quello quindi che vi devo dire, potrebbe essere, e Oristanio che ce l'ha avuta quella palla davvero incredibile. Guardate, questo è un campionato dove secondo me non puoi mollare niente, e questo lo ha avvertito anche Inzaghi nella sede della formazione. Vede davvero Fiorentina anche con una esperienza in più del solito giocarle con i recuperi, gli anticipi di Gosens, la sicurezza nelle uscite di De Gea, pace al povero Terracciano che comunque aveva fatto il suo, un Adli che subentra, ha magari la freschezza di un Bove, anche una mente esperta, partite e trasferte, Genoa, Lecce e Torino, che la Fiorentina lo scorso anno non aveva mai vinto nessuna delle tre, o forse sì solo quella di Genoa, ma vincerle consecutivamente in una serie di grandi risultati consecutivi. Guarda anche l'attacco della Lazio che sta producendo tanto, avendo anche speso poco e cedendo invece i nomi grossi, e allora in un campionato dove ti senti costantemente minacciato, l'ho letta così la formazione: Bastoni, l'esordio di Palacios, no, perché poi tante volte è stato pizzicato, a volte anche il primissimo Inzaghi per il super turnover, assolutamente no, questa secondo me sarà l'idea. Ricordiamoci che anche nel momento in cui l'Inter affrontò il Manchester City non scese in campo Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan, ma mise in campo Zielinski, quindi occhio che questi giocatori qua si sono ritenuti seconde linee, quindi magari fatti giocare nei piccoli match di campionato, in realtà sono giocatori più gestionali per le partite dove serve la qualità e il palleggio in Champions League. Attenzione a chi pensava che Taremi fosse quel giocatore da avere perché gioca nell'Inter e perché se c'è un match di Champions League importante con un nuovo format della Champions League me lo devi schiappare in campionato. No, devi anche ringraziare il fatto se ti ha preso il voto, perché so che molta gente sto turno l'ha rischiato un po' come un ultimatum. Anche oggi stiamo parlando del primo assist di Di Marco in 11 partite. Ci sono dei numeri quasi impressionanti, cioè in prospettiva a fine campionato Di Marco dovrebbe realizzare 3 gol e 3 assist, ma neanche, anche uno in meno, perché poi alla fine forse 3 gol e 4 assist, 4 gol e 3 assist, quindi un bottino che rispetto a quello dell'anno scorso credo sia un pochino più basso. L'Inter oggi non trova neanche più il gol da piazzato. Cioè, ci sono state quante occasioni nella partita precedente dell'Inter contro l'Empoli, a volte dove anche lì il gol non è arrivato, è servito Frattesi. Si ha molto più la sensazione che Frattesi alle volte quando giochi per Inzaghi sia un po' un discorso... Cioè, io con Frattesi secondo me la partita si smuove da risultato, nel bene o nel male, perché non farà mai la cosa di sacrificio che fanno gli altri, però evidentemente con lui in campo mi sento meno coperto. Cioè è tutto in balia degli eventi. Sicuramente è più probabile fare gol perché il contorno dei giocatori dell'Inter non è equiparabile al contorno delle altre squadre. Anche questa scelta qui, da capire, da valutare. Secondo me questa è la stessa formazione che scenderà in campo
contro il Napoli. Piccole rotazioni, qualcosina cambierà, forse Darmian nella zona di Kvara potrebbe essere chiamato agli straordinari, fatto entrare anche oggi a sinistra per contenere, ma oggi l'Inter può ricriminare qualcosa che secondo me gli rimarrà, il fatto di essere rimasta ancora dopo tre partite nel giro di pochi giorni, non aver permesso alla squadra di mentalmente stare più rilassata in questa partita tra Arsenal e Napoli. Sarei sorpreso a vedere punti, insomma, tre punti di lì, tre punti di là, quindi qualcosa resterà per strada. Il campionato oggi ha dato una risposta, l'Atalanta l'ha data bene o male anche chi doveva inseguire dietro, c'è stata anche una risposta da parte del Bologna che non abbiamo parlato. La Roma, penso che ci siano dei colleghi che l'abbiano fatto capire bene o male ad alta voce come sta la situazione, quindi chi meglio di loro può descrivere l'utilità di schierare Zalewski nel 2024 dopo aver regalato 4 gol, dopo quello a Roma-Inter, non ne ho idea e quindi svengo, immagino. Un salutone a Neschio. Bella, e ci vediamo, probabilmente per Inter Arsenal per quanto riguarda l'Inter. Martedì per il Fanta. No, video lunedì dopo la Lazio non lo faccio, per dire che siamo sesti. Non lo faccio, stavolta, perché poi l'ho già detto giovedì. Quindi le cose potrebbero ripetersi. Ci affidiamo al Cagliari, ai tiri che subirà Provedel, all'incrocio. Bella.